Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video col vostro web libro e nella News of the Week, le novità di questa settimana. Partiamo subito. Allora ragazzi, oggi abbiamo tante novità di cui parlare, vediamo un attimo di riuscire a non rendere il video troppo noioso e di riuscire a informarvi un po' su tutto. Allora ragazzi, parliamo, vorrei iniziare stavolta con la Microsoft, ragazzi, così per cambiare invece di iniziare subito con Apple o Samsung, parliamo di Microsoft. La Microsoft che si torna a parlare, ragazzi, del Surface Phone. A quanto pare i Lumia stanno giungendo alla fine, non si userà più, e i prossimi dovrebbero chiamarsi appunto Surface Phone e avranno un processore con Intel a 32 bit. Dunque, questo ovviamente non è un una novità, è una cosa che viene riproposta, ma è un qualcosa che si fa sempre più forte, sempre più probabile, e a quanto pare Lumia, anzi nello specifico ragazzi, il Lumia 650 dovrebbe essere l'ultimo ad arrivare sul mercato, e dovrebbe essere detto che era l'unico che sarebbe arrivato nel 2016. Ed è appunto, sembra appunto essere l'unico chiamato, l'ultimo chiamato Lumia, e soprattutto con processori ARM, perché ragazzi, appunto come vi dicevo prima, la Microsoft ha deciso che a settembre-ottobre 2016 il prossimo smartphone sarà il Surface Phone e sarà basato appunto su hardware per 86 o 32 bit. E si parla di un processore probabilmente Atom. Per chi non lo sapesse ragazzi, sono processori comunque adottati anche per computer, quindi andate a fare una ricerca se non sapete quali sono gli Atom. Ovviamente non hanno frequenze alte, però un smartphone basato su un processore del genere comincia già a essere un qualcosa di certo. Ragazzi, qui entra la mia considerazione personale, ovvero saranno telefoni giustamente con Windows 10 Phone, ho anche chiamato Windows 10 Mobile, a chi piace. Io sinceramente no, non lo comprerei. Certo, fra Android e Windows, sempre Windows, perché Android per me è un sistema che non dovrebbe esistere, ma non è un sistema che userei in un cellulare. Guarda, in un tablet ragazzi, in un tablet sì, sarei molto curioso di provare dei tablet della Microsoft. Vedremo se in caso in futuro qualcosa uscirà. Restando sempre in tema di Microsoft, ragazzi, ovviamente sono stati spesi $8,000 da un ragazzo in microtransazioni su FIFA 16 e la Microsoft l'ha rimborsato perché solo $8,000. Pensate un po', questo padre, quando è andato a vedere $8,206,43 spesi in acquisti di FIFA 16, come sarà rimasto. Ragazzi, per quanto riguarda la Microsoft è tutto, passiamo adesso alla Samsung, che a quanto pare ragazzi si fa sempre più probabile l'ipotesi di un Galaxy S7 con micro SD, ma addirittura ragazzi con doppia SIM. A quanto pare ragazzi il prossimo Samsung potrebbe avere appunto uno slot, come ho detto, micro SD, ma anche appunto queste due schede, oltre ad avere una fotocamera potente, ma potrebbe avere addirittura meno megapixel rispetto a quella che c'è adesso, ovvero i megapixel potrebbero essere ridotti, ma le prestazioni, perché probabilmente sarà inserito un altro stabilizzatore o comunque qualcosa di diverso, dovrebbero migliorare, soprattutto quelli al buio, che ricordiamo che già comunque la Samsung ha un'ottima fotocamera per i colori scuri, per la scarsa luminosità, per la scarsa luce, scusate. Si parla ragazzi che la fotocamera dovrebbe scendere fino a 12 megapixel, ma stando ad alcune teorie, alcuni rumors, non è assolutamente un calo, perché ragazzi, se il sensore appunto sarà migliorato, sì, è pur vero che hanno meno megapixel, però è pur vero che tutti i cellulari più o meno se la cavano bene a fare fotografie alla luce, ma pochi con scarsa
luminosità. Se la Samsung dovrebbe avere questo tocco di personalizzazione, di caratteristica, chiamatelo un po' come vi pare, potrebbe ragazzi essere un colpo grosso fatto dalla Samsung. Vedremo se effettivamente, a meno che Apple con l'iPhone 7 non proponga qualcosa, ovviamente anche per correre ai ripari di questi, perché ricordiamoci che l'Apple esce sempre dopo la Samsung, quindi staremo a vedere. Però secondo me Samsung se la cava meglio al buio. Vedremo quando uscirà il Galaxy S7. Parlando ragazzi invece di iPhone, nell'ultima 2-3 giorni se non sbaglio, si sono verificati personalmente pure a me dei crash su iOS e OS X, su iPhone perché sull'iPad mi funzionava e sul Mac. Era un bug dovuto a Safari, perché a quanto pare quando provai a fare una ricerca sulla barra di Safari crashava. A quanto pare dovrebbe essere legato il problema a un lato server da parte di Apple. Però per risolvere questo problema, che è stato risolto, cioè non è stato proprio risolto perché dovrebbe essere fissato da qualche aggiornamento, penso io, oppure semplicemente dal server di Apple. Comunque, per evitare questo problema, basta disabilitare i suggerimenti di Safari. Però, secondo le ultime novità, Apple ha risolto questo bug. E se qualcuno continua ad avere ancora dei problemi, bisogna attivare e disattivare la modalità aereo oppure resettare le impostazioni di rete e svuotare le cache DNS. Quindi, diciamo, ragazzi, era un bug soprattutto legato al fattore di server, ecco. Speriamo che effettivamente sia stato tutto risolto. C'è anche un nuovo sostenitore per quanto riguarda Apple, che è Mark Zuckerberg, che promuove Apple Pay per fare acquisti su Facebook. Quindi, ragazzi, anche Apple Pay si sta aumentando, si sta espandendo come un ottimo sistema. Quello che sta un po' diminuendo, un po' in calo, ragazzi, sono le vendite degli iPhone, perché è pur vero che hanno avuto dei cali, però secondo i test hanno comunque battuto dei record. Però per quanto riguarda questo trimestre, però attenzione, perché Tim Cook potrebbe, a cui piace molto la realtà virtuale, perché dice che sarà un futuro, è un'ottima cosa, potranno svilupparsi diverse applicazioni, è un ottimo modo anche di svago e per fare altro. Questa è una parentesi che io apro e chiudo così. Dice proprio Tim Cook che per la prima volta nel prossimo trimestre le vendite dell'iPhone potrebbero calare. A quanto pare potrebbe avere questo calo. L'unica speranza ancora è riposta nell'iPhone 5SE, che diciamo l'iPhone, quello diciamo economico, una rivisitazione del 5S migliorata, che dovrebbe uscire più o meno a marzo, aprile, una cosa di questo genere, e sperano che possano risollevare un minimo le vendite di Apple e degli iPhone, sempre se ovviamente questo batterà la crisi che sta avendo in questo periodo, perché probabilmente oltre all'iPhone 5S dovrebbe arrivare anche l'iPad Air 3. Io spendo delle parole molto rapide sull'iPad Air 3, non si sa quasi niente, però secondo me non si sa, cioè non sarà un prodotto di punta. Secondo me potrebbe essere migliorato, appunto, come l'unica cosa che si sa è il sistema di speaker. Forse ci dovrebbe essere il flash e forse il supporto all'Apple Pencil. Ora, io ho un iPad Air 2, non farei mai un passaggio all'iPad Air 3, a meno che non ci siano altri cambi radicali, ma solo per queste poche funzioni non si sa. Però ricordiamoci tutti, ragazzi, che l'Apple è famosa per le sue grandi sorprese, come appunto è successo con l'iPhone 6S. E ragazzi, comunque, per chiudere,
queste notizie, si parla di iPhone, perché io ricordo sull'iPhone, perché ci sarà un'ultima notizia finale che a qualcuno farà molto piacere. L'iPhone 7 Plus, che ovviamente ancora deve uscire, potrebbe avere per la prima volta il sistema dual camera. Potrebbe avere un dual camera basato su una tecnologia dell'azienda Lynx, che è stata acquistata appunto poco tempo fa dalla Apple. Il sistema dual camera dovrebbe essere integrato non solo per questo modello, ma forse anche sull'iPhone 7, anche se è più probabile sul 7 Plus. Le foto dovrebbero avere una qualità maggiore in qualsiasi condizione di luce. Attenzione a questa frase, perché come ricorderete prima, all'inizio io ho parlato della Samsung che vuole migliorare le condizioni di luce al buio. Qui c'è già la risposta di Apple. In qualche modo, se queste due fotocamere ci potrebbero essere, la luce dovrebbe essere in qualsiasi condizione, giorno, notte, scarsa, ottima, dovrebbe avere delle foto migliori e soprattutto sarà anche migliorato lo stabilizzatore ottico per avere un campo maggiore di visuale. Questo, ragazzi, lo scopriremo solamente quando uscirà. Certo che l'iPhone 7 sta diventando molto più interessante rispetto a quando si aspettava l'iPhone 6S. Staremo a vedere. E per chiudere in bellezza, ragazzi, questa è la notizia che vi parlavo prima. WhatsApp dovrebbe, dopo un aggiornamento, non si sa bene quando avverrà, avere. Avrà la possibilità tramite WhatsApp l'utente di spedire documenti, PDF, Word, Excel, e quant'altro. Come invece però avviene su Telegram, perché ricordiamoci, su Telegram si può spedire di qualsiasi tipo di allegato. Per inviare e gestire i file legali dovrebbero comparire una sorta di nuovo menu che dovrebbe consentire l'invio di allegati. Vedremo come si comporteranno gli smartphone anche dopo questo aggiornamento, perché ricordiamo che non è da tutti avere ovviamente degli allegati nel telefono. È pur vero che c'è WhatsApp Web che potrebbe a questo punto prendere una svolta molto radicale. Visto, ragazzi, per questo News of the Week è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi sostenuto e per sostenermi ogni giorno. Vi ricordo un bel pollice in su e di condividere soprattutto questo video sui vostri social, sulle vostre profili, su Google, insomma, dove vi pare. Un saluto e un abbraccio a tutti dal vostro web libero. Alla prossima!